siamo a Salemi in compagnia di Luca Beatrice, critico d'arte. In realtà lei fa molte cose e sin dall'inizio della sua carriera si è caratterizzato per il suo interesse verso tutto ciò che è innovazione. Su cosa bisogna concentrarsi affinché ci sia un reale rinnovamento in ambito artistico e culturale soprattutto? Ma io credo che più che di innovazione intanto bisognerebbe cominciare a riparlare di passione, no? Quindi se ci sono cose che possono interessare, coinvolgere, appassionare il pubblico, intanto partire da quello, dai propri gusti, dai propri sentimenti, dalle proprie sensazioni. E poi da lì in poi sviluppare chiaramente un senso critico, cercando però di non essere solo critici ma anche un po' appassionati. Lei è stato anche curatore del Padiglione Italia alla 53esima Biennale d'Arte di Venezia e ha parlato anche di nuova scena italiana e di nuova arte nei suoi lavori. Quanto è nuova oggi l'arte italiana e cosa ci differenzia rispetto agli altri paesi? Ma i libri che io ho scritto sono ormai un po' datati, anche se ne uscirà tra poco uno nuovo. Oggi quindi diciamo quello che noi andiamo a raccontare è un po' diverso da quello che io raccontavo alcuni anni fa. La grande novità è che oggi l'Italia è un paese nel mondo e quindi si deve necessariamente confrontare con il mondo, quindi con il globale, senza però a mio avviso perdere quelle radici, quel senso tutto interno che hanno costituito da sempre la sua forza. Tra le sue esperienze c'è anche l'insegnamento presso l'Accademia di Brera. Cosa cercano i giovani nell'arte? Io spererei che i giovani cercassero l'arte più che non cercare qualcosa nell'arte, nel senso che sarebbe interessante che uno utilizzasse la scuola per imparare delle cose nuove, per cercare di stimolare la propria curiosità, ecco. Purtroppo qualche volta si tende un pochino a scivolare nell'idea del sistema dell'arte, mentre invece forse prima bisognerebbe pensare al prodotto, alla propria ricerca. Ci troviamo qui in occasione di una rassegna letteraria. Lei cosa pensa della contaminazione tra arti visive e mondo delle lettere? Ma io in generale sono convinto che le contaminazioni da sempre arricchiscono il linguaggio dell'arte. L'arte è un po' come la poesia, non deve essere presa troppo pura, altrimenti secondo me si rischia di quell'effetto nauseabondo che insomma spesso non convince. Io adoro le contaminazioni, per me, come dice Bruce Springsteen, ho imparato più in 3 minuti di una canzone che in 30 anni di scuola. Direi che insomma tutto sommato la contaminazione è il sale proprio della creatività e della cultura di questi anni. E come definirebbe oggi nel 2009 le avanguardie? Un falso problema. Lei è stato da poco nominato meta assessore alla beatitudine. Cos'è la beatitudine per Luca Beatrice? Intanto la beatitudine è raggiungere anche presto una spiaggia per ritoccare l'abbronzatura che è un po' scesa negli ultimi giorni. Lo devo come al solito alla simpatia dell'amico Vittorio che insomma con me è sempre stato particolarmente generoso, anche probabilmente per una sorta così di empatia personale che è sempre intercorsa tra noi due. La beatitudine gioca un po' così sul mio cognome, su questa specie di quasi ideale dantesco, no? Che vorremmo raggiungere. Certo che comunque a Salemi si sta bene, in Sicilia si sta bene. Grazie. Il più è fatto.